Ieri sera è andata in onda la prima puntata del reality Temptation Island, scattata subito una segnalazione su uno dei fidanzati. Ieri sera, su Canale 5, è andato in onda il reality estivo Temptation Island, condotto come sempre da Filippo Bisciglia. Sette coppie di fidanzati messe alla prova per tre settimane, separate in due villaggi e tentati da tentatori affascinanti. La prima puntata si è focalizzata principalmente su un coppia, Alessia e Lino, lei 30 anni, lui 29, entrambi di Napoli. A scrivere alla trasmissione per partecipare è stata Alessia, che negli ultimi tempi ha perso la fiducia nel compagno, trovandolo troppo immaturo e poco responsabile. Non a caso, appena messo piede sulla spiaggia, Lino si è avvicinato subito alle bellissime tentatrici, venendo sedotto da Maika. La complicità tra fidanzato e tentatrice ha mandato Alessia su tutte le furie, la quale ha chiesto subito un falò di confronto. La richiesta di falò di confronto è avvenuta quasi subito, appena due giorni dopo l'inizio del programma, ma Lino non si è presentato. La sera stessa, però, Alessia ha visto un altro video, chiedendo ancora una volta un falò di confronto. Che cosa accadrà nella prossima puntata? Questa volta, il fidanzato Lino si presenterà? Lo scopriremo il prossimo 4 luglio. Nel frattempo, proprio su Lino Giuliano è arrivata in redazione una segnalazione, davvero eclatante. Alessia Pascarella, che ha un figlio da una precedente relazione, partecipa al programma per mettere alla prova la loro storia d'amore, già minata da diversi tradimenti. Proprio mentre andava in onda la prima puntata, però, in redazione è arrivata una segnalazione sul ragazzo. Anticipazioni Temptation Island 2024, quando inizia, i concorrenti e chi conduce. La segnalazione per la scabrosa chat del partecipante Lino Giuliano. Una telespettatrice, volto noto di TikTok, ha infatti pubblicato una chat Facebook nella quale compare un messaggio proprio da parte di Lino. Lo screen della chat ha fatto il giro del web. Cosa è accaduto? Ne parla l'utente, sono andata a controlla chi fosse questo Lino di Temptation Island, cerco la chat su Facebook e mi appare la sua proboscide in primo piano. Dunque, Lino le avrebbe inviato subito una foto delle sue parti intime, senza neanche conoscerla. La foto è stata poi ricondivisa migliaia di volte sui social e molte persone ne sono rimaste indignate. In tanti hanno protestato contro Lino, ma questo ancora non si è espresso sull'accaduto. Potrebbe trattarsi di un contenuto fake? Il suo profilo è stato hackerato? Non sappiamo ancora nulla, sarà il diretto interessato a chiarire la situazione. Temptation Island. Quanto guadagnano il conduttore e chi partecipa al programma, svelate le cifre.